Ciao, siamo ancora qui, siamo davanti all'ex lavanderia all'interno del Santa Maria della Pietà per fare un appello, per chiedervi un sostegno concreto, materiale, perché abbiamo un problema, che nasce dall'esperienza di lotta e di impegno che abbiamo avuto per tanti, tanti, tanti anni. Per la difesa di questo patrimonio comune che è il Santa Maria della Pietà. Pochi giorni fa, la Corte d'Appello del Tribunale Civile di Roma ha emesso una sentenza in uno dei tantissimi procedimenti che la ASL ha intentato direttamente contro la mia persona, considerandomi evidentemente rappresentativo del movimento che ha tentato di impedire un uso scorretto, privatistico, non partecipativo di questo comprensorio. E quindi in questa sentenza la Corte d'Appello civile ha dato torto alla ASL RM1, quindi ragione a noi, ha respinto una richiesta di risarcimento che era di 929.000 euro rivolta direttamente alla mia persona. Però purtroppo ha stabilito che le spese legali di questo procedimento, ognuno se le paghi per conto proprio. Noi pensiamo che sia necessario contribuire non solo per aiutare ovviamente la singola persona che non può ovviamente sostenere queste spese che ammontano a più di insomma, circa 10.000 euro da solo, non avendo così i bene al sole, ma anche proprio sia importante la contribuzione proprio per dare un segno di sostegno proprio a una battaglia che è durata moltissimi anni, che ha visto la difesa di un bene pubblico. Quindi per questo chiediamo alle associazioni, ai gruppi, alle cittadine, ai cittadini, a chi ha usufruito degli spazi culturali dell'associazione Ex Lavanderia, a chi ha condiviso la battaglia per il Santa Maria della Pietà a uso pubblico e culturale, di aiutarci, di contribuire nella speranza che questa sia, diciamo, che questo sia l'ultimo atto di questa storia giudiziaria che personalmente mi perseguita dal 2006. Si può fare, diciamo, contribuendo direttamente sull'IBAN dell'associazione Ex Lavanderia oppure attraverso la piattaforma di crowdfunding che anch'essa abbiamo messo in atto. Dateci una mano perché pensiamo sia quasi, come dire, un dovere per la società civile di questa città sostenere l'esperienza dell'associazione Ex Lavanderia per quello che ha rappresentato, per quello che è stato e per quello che ha, diciamo, che ha voluto dire nelle battaglie civili di questa città.